Bentornati amici, nuovo episodio dedicato ai filtri di Photoshop. Mi scuso con chi ha seguito fin qui che noterà che siamo passati dalla versione di Photoshop in italiano a quella in inglese. Questo è dovuto a un cambio di computer di cui non ho avuto nessuna colpa, ma fatto sta che mi ritrovo con la versione in inglese. A me non cambia niente, cambierà qualcosa a chi ha seguito fin qui e si ritrova a un ordine completamente diverso. Andiamo a vedere oggi quindi il primo effetto dentro nella cartella Brush Strokes, che è bordi accentati, accented edges. Ora, come potete vedere, io l'ho già impostato in questo modo per un motivo semplicissimo, perché questo filtro impostato in questo modo non ha effetto, quindi stiamo fondamentalmente partendo da zero. Ora andiamo a vedere che se vado ad aumentare lo spessore del bordo non sta succedendo niente. Vado quindi a variare un altro parametro per rendermi conto di che cosa sta succedendo. Vediamo che questo filtro fondamentalmente va a simulare un qualche tipo di pennello che va ad agire sopra la nostra immagine. Noi qui possiamo quindi regolare lo spessore del tratto, possiamo regolare la luminosità del tratto, possiamo quindi avere la nitidezza al massimo, oppure possiamo andare a sfocarla e rendere quindi l'immagine lievemente indistinta. È un effetto che può essere interessante e può anche avere delle applicazioni pratiche. Onestamente credo di non averlo mai usato, ma se doveste trovare delle applicazioni pratiche per questo filtro, io vi invito a farmele sapere in un commento, anche perché sarei curioso di andarle a sperimentare in un contesto operativo, in quanto questo filtro, per quanto possa essere carino, simpatico, faccio veramente fatica a immaginarmi di applicarlo veramente su una foto, in particolare su un ritratto, ma anche su un paesaggio, non saprei esattamente che uso farne.